Chiude il girone d'andata e il 2023 con un KO il Pineto, che in casa della Torres, capolista per una notte nel girone B, imbattuta tra le mura amiche, viene punito da una punizione di scotto dopo soli 6 minuti. Vincono 1-0 i sardi contro la squadra di Amaulo, che resta sempre dentro la partita ma regala un tempo e si sveglia solo nella mezz'ora finale con l'ingresso di Ngiambè. Due grandi occasioni per i teramani per pareggiare, sprecate malamente dal tandem Shakir-Germinario al 35esimo e poi, proprio da Ngiambè, al 43esimo, tutto solo davanti alla porta dei sardi, frettoloso nel calciare in porta. Biancazzurri in 10 nel finale per il rosso a ingrosso, che salterà la prima di ritorno in casa il 7 gennaio contro il Gubbio. Sardegna amara per i ragazzi del presidente Brocco, che non perdevano in campionato dal recupero di Olbia dello scorso 2 novembre. A Sassari la quarta sconfitta in campionato, ma il cammino di Volpicelli e compagni nel girone d'andata resta da sogno. Nel 2024 riprenderà la corsa verso la prima storica salvezza nei professionisti.